Voglio presentare il fratello amico Alessandro Iovino. 2 anni fa, di questi periodi, stavamo in piena attività per organizzare l'evento dei Brooklyn, quando sono venuti qui in Italia a Brindisi e a Napoli. Sono stati 7 giorni indimenticabili, sia per la fatica e diciamo le cose da fare, ma con noi. Un caro servitore del Signore, un caro fratello, un caro amico, veramente preghiamo per lui, che Dio possa benedirlo, non solo in questa mattinata, guidarlo per la nostra edificazione, ma benedirlo in quello che lui, il nostro Dio, lo ha chiamato a fare. Dio ti benedica, Alessandro, prego. Alleluia. Di gioia trovarmi qui con voi, una responsabilità non da poco in un giorno come questo, poter condividere, diciamo, una riflessione, una meditazione, proprio perché viviamo tempi difficili. Poi nel vedere queste immagini di tutti quei bambini, di una chiesa gremita, diciamo, soprattutto questo è il giorno che un po' in tutte le chiese dedichiamo a loro, veramente avvertiamo un vuoto e un'assenza particolare. Non ci lamenteremo più, diciamo, del chiasso dei nostri bimbi, ci rendiamo conto che tutto quello che davamo per scontato in questi mesi, in questi tempi, abbiamo capito che in realtà era sinonimo, segno di vita, e nonostante il momento difficile che viviamo, devo dire, Dio vi benedica per questa bella organizzazione. Tra l'altro, voglio dire, come non riconoscere in Antonio e Marzia un punto di riferimento nel nostro paese per quanto riguarda l'educazione o la pedagogia cristiana. Vi consiglio di seguire i loro video, le loro conferenze per tutti i genitori, perché davvero io ho trovato in loro un punto di riferimento anche nell'educazione dei miei figli. Come prima commentavamo, hanno un chiaro ministero, in questo una chiara chiamata, e oggi più che mai è essenziale parlare nel modo giusto e agire nel modo giusto nei confronti dei nostri figli. E su questo anche rifletteremo. Voglio leggervi un verso, ve lo leggo io perché è molto breve, quindi ascoltate quello che sto per dirvi. Il verso è tratto in Giobbe dal capitolo 12, il verso 10, e dice: il Signore ha in mano l'anima di ogni vivente e il respiro di ogni essere umano. Il Signore ha in mano l'anima di ogni vivente ed il respiro di ogni essere umano. Sono parole, poche parole, che hanno profondamente negli ultimi 2 giorni parlato alla mia vita, proprio perché ho riflettuto in queste ultime settimane, in questi ultimi mesi, sull'importanza del respiro. State seguendo i TG in questi giorni? C'è uno slogan ormai che divampa non solo negli Stati Uniti a motivo della morte del giovane afroamericano George Floyd. Avete visto qual è lo slogan? Non respiro. Dei cartelli che ormai sono in tutte le piazze. Stamattina leggevo che anche la Casa Bianca è in allerta perché le proteste sono arrivate fin lì. Non respiro. E in queste settimane che siamo stati bombardati dal coronavirus, da questo invisibile virus, ho ascoltato, ma io sono sicuro anche voi, testimonianze di persone, di pazienti che hanno proprio
avuto problemi respiratori a motivo di questo virus, che sapete ha questa caratteristica che colpisce le persone che hanno problemi respiratori, aggravando le loro condizioni. Uno dei passaggi finali di questo virus, le persone, e diciamolo, anche se questo è un clima, è un momento di festa, però guardiamo anche la realtà, e migliaia di persone nel nostro paese sono morte proprio per problemi respiratori. Insomma, ci siamo resi conto che nel 2020, nonostante la nostra forza tecnologica, nonostante il nostro benessere, l'uomo fa fatica a respirare, che è una metafora anche della nostra vita spirituale. Nel mondo, tra quest'ultimo episodio della morte tragica, drammatica di quest'uomo che per mano di un altro uomo è morto, oppure per le migliaia di persone che sono morte non potendo respirare più a causa del virus, l'essere umano è in panico, è demoralizzato, è scoraggiato, perché sta realizzando che anche la più banale delle cose oggi è difficile. Indossiamo tutti la mascherina e diciamo facciamo tutti un po' fatica anche a respirare nella nostra vita quotidiana, nell'andare in macchina. Vedete, siamo stati colpiti anche nelle cose più banali, nelle cose giornaliere. Quindi, vedete, ho riflettuto che il tema del respiro è un tema che oggi più che mai davvero ci riguarda tutti, non solo chi è in terapia intensiva, non solo diciamo questo povero giovane afroamericano, ma il respiro pure come atto concreto è una cosa che ci riguarda un po' tutti. Eppure noi ricordiamo che questo è stato ciò che ci ha dato vita, perché nella creazione è scritto che Dio respirò, soffiò nell'uomo, che prese vita attraverso l'anima, questo prezioso dono che Dio ci ha fatto, donandoci l'anima, che è il segno vitale di ogni essere vivente, di ogni essere umano, l'anima. Questo respiro vitale che ci consente di vivere non solo nel fisico, ma anche nell'anima. E stiamo in un momento in cui la società e anche la Chiesa è profondamente provata. Stiamo vivendo, vedete, ci sono dei passaggi epocali, ci sono dei momenti nella storia dell'umanità per cui delle categorie hanno vissuto una difficoltà. La vita politica, la vita civile, la vita economica, talvolta una crisi finanziaria come la vivemmo per esempio nel 2008-2009, una categoria fu colpita a motivo di una crisi finanziaria globale, ma questo virus invisibile ha scatenato una crisi a tutti i livelli, in tutte le nazioni, dalla potente Cina ai potenti Stati Uniti, passando purtroppo anche per noi in Europa, ha messo in ginocchio le nostre economie, le nostre sicurezze, i sistemi, i valori sui quali avevamo basato la nostra vita, ha scatenato davvero non solo una pandemia, ma anche un caos. E a tutto questo si aggiunge anche lo smarrimento spirituale, perché sfido ognuno di noi e anche tutti quelli che sono fuori nella società, in questi mesi ognuno ha fatto i conti, ognuno ha pensato almeno per un secondo, e se dovessi prendere il virus e se dovessi morire, io dove vado? Credetemi, non vi faccio alzare la mano, ma questo è quello che ho sperimentato anche con le persone nella società. Tutti, credenti e non credenti, hanno fatto i conti con il pensiero della morte. E siccome siamo in un momento difficile, ricordo che proprio uno degli insegnamenti, dei principi di Antonio Amico nell'educazione dei bambini, è di non nascondere la verità. Voi pensate che ai nostri figli gli possiamo raccontare sempre e solo le favole? Quelle fanno parte dello sviluppo della fantasia, è che è giusto che sia così, ma quando parliamo di cose reali stiamo attenti, perché nascondere e mettere sotto il tappeto può essere diseducativo, e dobbiamo parlare con chiarezza ai nostri figli, non mettendogli paura e scoraggiamento, ma ricordandogli che nonostante il momento difficile che viviamo, abbiamo letto
che il Signore ha in mano l'anima di ogni vivente e il respiro di ogni essere umano. Dio è sovrano. Questo è quello che noi dobbiamo insegnare ai nostri figli e dobbiamo ricordare a noi stessi. Sapete, la Chiesa sta vivendo un momento difficile perché i nostri fratelli pastori devono fare i conti con il numero di persone che entrano in chiesa, gli assembramenti sono vietati, stiamo un po' tutti riflettendo su questo tema, i grandi eventi, ma non solo le chiese, dicevo anche la società. E ho riflettuto sull'importanza di un tema che riguarda anche la Chiesa, che è quello della dispersione o contrapposto quello del raduno. Se pensiamo al popolo di Israele, tutte le volte che si è disperso, cioè si è diviso, cioè si è allontanato da un centro, perché il raduno prevede che ci sia un centro intorno al quale ci si riunisce. Ogni volta che il popolo si è disperso, questo popolo ha perso battaglie, è stato sconfitto, è stato provato. Ma ogni volta che si è invece radunato intorno a Dio, questo popolo ha vinto. E tu mi dici, giustamente, e proprio adesso Alessandro ce lo dici, che noi dobbiamo stare seduti lontani, che le chiese non si possono radunare e che gli assembramenti sono vietati. Certo, fratelli, osserviamo le leggi, perché come cristiani siamo prima di tutto buoni cittadini responsabili, siamo consapevoli del momento difficile, ma c'è una ricchezza che noi non dobbiamo trascurare questa mattina, che anche se non ci possiamo assembrare, noi possiamo riunirci nel nome di Gesù Cristo ed essere in comunione spirituale anche attraverso un monitor, anche attraverso una Zoom. È una Chiesa unita che non si disperde nei tempi anche del Covid-19, ma si riunisce nel nome di Gesù. Si raduna ed è, anche se distante, è vicina nel nome di Gesù Cristo il Signore. Quindi, anche se stiamo vivendo questo momento, ricordiamoci dell'importanza di riunirci intorno al nome del nostro Signore. La società è in difficoltà, le chiese come organizzazioni sono in difficoltà, ma noi dobbiamo porre enfasi sull'importanza della nostra vita spirituale, che ruota intorno alla Chiesa anche, che anche se si deve organizzare in questo modo, non fa mancare la sua presenza nella vita dei credenti. Sapete, si è mosso davvero un grande, stiamo vivendo davvero un cambiamento epocale, non solo nella società ma anche nella vita delle chiese, come le abbiamo finora concepite, comprese. Sapete, io che mi occupo di storia, noi storici parleremo di un prima e dopo Covid, di un'era. Sapete come c'è stata l'era moderna e poi l'era contemporanea, come siamo passati dall'età medievale all'età moderna. Insomma, noi storici ci occuperemo di quello che sarà prima e dopo il Covid-19. E in queste settimane, in questi mesi, come giusto che sia, ognuno di noi si è interessato di sapere l'opinione degli scienziati, del nostro Presidente del Consiglio, dell'esperto in materia, dei nostri pastori. Giusto, si parla di vita spirituale, ci interfacciamo con i pastori, si parla di crisi sanitaria, parliamo con i nostri medici, con i nostri scienziati. Io stamattina ho portato questo libro, ho lasciato 8 copie in omaggio qui alla Chiesa, che di John Piper, Coronavirus e Cristo. Sono 8 copie, non ne potevo portare di più, ma spero che magari i genitori o anche i genitori con i figli possano prenderlo, scambiarselo e commentarlo, un po' come i compiti, Peppe, no? Potresti dare questo tema un po' come impegno estivo, commentare questo libro che è di grande benedizione. John Piper dice una cosa importante, dice: noi ci stiamo preoccupando sempre di quello che dicono tutti in questo mondo, ma Dio, vi siete chiesti cosa ne pensa di tutto questo?
alla fine della nostra giornata, quando eseguiamo le nostre regole, quando i fratelli ci misurano la temperatura, entriamo, mettiamo la mascherina e ci sediamo. Ma una volta che abbiamo fatto tutto questo, il nostro cuore si sta chiedendo: ma Dio adesso cosa pensa di me? Perché da questo momento è un fatto tra me e Dio. E mi devo preoccupare di quello che Lui vuole dalla mia vita. E io credo che per tutti quanti noi valga il principio che da questa grande difficoltà ne possa nascere, e non vi meravigliate se ve lo dico, anche una grande opportunità per la nostra vita, per la nostra famiglia e per le nostre chiese. Difficoltà che si trasforma in opportunità. Riflettiamo su questo e facciamone tesoro. Il respiro fisico in questo momento è provato. Siamo in un momento della nostra vita nel quale anche poter fare il più banale dei gesti è difficile. Siamo in un momento in cui anche per una chiesa vedersi e radunarsi è complicato. Ci possono dire di non fare assembramenti e ci dicono: bene, dobbiamo seguire queste regole. Possono dirci di non tenerci per mano mentre preghiamo, questo pure lo dobbiamo fare, ma non ci potranno mai dire di non pregare e metterci in comunione con Dio. Questa è la nostra forza, questa è la nostra garanzia spirituale, che anche in questi tempi così difficili noi possiamo alimentare la nostra forza, la nostra fede, il nostro spirito pregando il nostro Signore Gesù Cristo. La preghiera è il respiro dell'anima. Siamo provati come uomini, come società, come chiesa, abbiamo difficoltà a respirare, preghiamo per tutte le persone che sono in ospedale e che fanno fatica a respirare, ma la Chiesa di Dio non smette di respirare, perché è in comunione con il Signore, perché continua a pregare, perché anche se lontani io posso pregare per il mio fratello e per la mia sorella, posso pregare per i miei pastori, posso pregare per chi ci governa. La Chiesa non si ferma. Non c'è un lockdown per la Chiesa. Giovani, bambini, sappiate che Dio non si è fermato. Lui opera, Lui regna, Dio vive. E questa è la nostra certezza e la nostra speranza questa mattina. E sapete, il respiro è sempre nella Bibbia, quasi sempre, assimilato al soffio dello Spirito Santo. Questa è la forza invisibile ma potente per la Chiesa, lo Spirito Santo che agisce, che si muove, che quando sei solo nella tua camera, nella tua casa, con la difficoltà dei conti economici, con la difficoltà di tenere impegnati i bambini, nei momenti più difficili, noi abbiamo il soffio dello Spirito Santo che ci solleva, che ci incoraggia e che ci dà forza. Quindi questo è quello che ci deve stamattina accompagnare, è quello che io stamattina sentivo di condividere con tutti quanti voi, perché Dio mi ha incoraggiato in maniera netta e profonda. Proprio mentre vedevo quell'afroamericano morire, abbiamo visto tutti il video, penso, mentre abbiamo visto persone ricoverate in ospedale a motivo del Covid, e l'avete sentito tutti che lì la difficoltà diventa alla fine respiratoria, come vi dicevo, proprio in questo momento noi realizziamo che c'è un respiro vitale, potente, autentico, di ispirazione divina, che è il respiro di Gesù Cristo il Signore, che attraverso lo Spirito Santo si insinua nelle nostre vite e non ci abbandona. Fratelli, sorelle, non ci possiamo abbracciare, non ci possiamo tenere per mano, lo vorrei tanto fare stamattina, ma ci possiamo sentire uniti spiritualmente, ci possiamo abbracciare spiritualmente, ci possiamo sentire uniti come un solo corpo, perché la Chiesa sperimenta che questo è il miracolo di Dio in questi tempi così difficili. Concludo dicendovi che mi ricordo che avevo fatto un esame all'università
riguardo proprio in epoca medievale alcuni monaci cristiani, sapete, questa è una cosa che se andate a ricercare è molto diffusa, sapete che c'è un modo di respirare anche nella preghiera, che ci crediate o no, ci sono delle tecniche di preghiera anche, diciamo, diffuse tra questi studiosi, persone che dedicano la loro vita all'ascetismo, alla preghiera. Vi voglio dire questo perché sempre nel campo della similitudine, tra l'altro c'era una preghiera semplicissima che facevano i monaci, che diciamo consisteva in un atto molto semplice, che era dire in una fase respiratoria particolare, cioè quando incameriamo respiro nei nostri polmoni, la preghiera era: Signore Gesù Cristo della nostra vita, come a dire incamero attraverso non solo il respiro fisico, ma metaforicamente faccio mia questa dichiarazione, Signore Gesù Cristo della vita mia, e poi quando poi ci rilassiamo nel mettere fuori l'aria, la preghiera diceva: abbi pietà di me, allontana il peccato, incamero Cristo e porto via il peccato dalla mia vita. E il respiro, mi sbaglio, è un atto quotidiano, è un atto che facciamo quante milioni di volte, miliardi di volte nella nostra vita, respiriamo. E questa è la metafora della vita cristiana, perché noi ogni giorno, noi non siamo perfetti, e lo sappiamo, ogni giorno, ogni istante, ogni momento della nostra vita, noi incameriamo Gesù Cristo e cerchiamo di togliere dalla nostra vita, di allontanare il peccato. Ora prendetela come nozione storica, come un fatto divulgativo, ognuno ne può fare ciò che vuole. A me interessa che passi il messaggio, come è successo nella mia vita e spero anche nella tua vita spirituale, che noi dobbiamo dire: più di te nella mia vita, più di te Gesù nel mio cuore, più di te nella mia famiglia. Quanti vogliono che nella famiglia non sia a regnare il caos, la confusione, lo scoraggiamento, ma quanti stamattina dichiarano, anche alzando la propria mano, che vogliono che Gesù Cristo sia il capo, il leader, il conduttore delle nostre famiglie, dei nostri figli che ritorneranno a scuola, che sono traumatizzati, che sono preoccupati, ma stamattina abbiamo loro al centro delle nostre preghiere e ti diciamo: Gesù, più di te nelle nostre vite. Questa deve essere la nostra preghiera, questa è la nostra missione. Caro Peppe, complimenti per questi 85 collaboratori che avete in un'opera così importante da 54 anni. So che la Chiesa di Casanova ha sempre creduto in questo ministero, in questa parte importante della vita di una Chiesa, perché una Chiesa che investe sui bambini è una Chiesa che è proiettata nel futuro, perché i bambini sono non solo il futuro delle nostre famiglie, ma anche delle nostre Chiese. E qualsiasi cosa, non disperate, fratelli monitori, voglio parlare anche a voi, non disperate se magari perdete traccia di qualche vostro bambino, perché quel seme che avete dato non li abbandonerà giammai. Qualsiasi parte del mondo loro si trovino, anche in una sventura, si ricorderanno di quello che hanno cantato o di quello che hanno ascoltato ai tempi della scuola domenicale. Si dice, e concludo davvero, che la vita non si misura dal numero di battiti o di respiri che hai, ma si misura dai momenti che ti lasciano senza respiro. Questa è una frase, un aforisma sul quale voglio che voi riflettiate, perché la vita di un cristiano non è solo fatta di un fatto meccanico, fisico, biologico, respiro, non so come, e va bene così. Noi dobbiamo riflettere su quei momenti che ci lasciano senza respiro. Cosa ci vuoi dire? Io, fratelli, mi ricordo del momento in cui Gesù è entrato nella mia vita, e quello è stato uno dei momenti in cui sono rimasta a bocca aperta. Io mi ricordo, lo ricordi pure tu, zio Stefano, quando il Signore ti ha riempito di Spirito Santo? Quanti anni sono passati? Un bel po'. Aveva 15 anni. Quando ricordi questo, ti viene ancora l'emozione? Fratelli, investiamo nei nostri figli perché non comprendano che il respiro sia un atto meccanico, ma che loro possano comprendere che nella vita, quelli passati con Gesù, sono quei momenti che ti lasciano senza fiato, e quello è l'unico caso.
quando opera Gesù che vale la pena rimanere senza fiato. Dio ci benedica, preghiamo per i nostri figli. E fratelli, io pregherò per questa Chiesa e sono convinto, e per favore fatelo, mi aspettano mesi, decisioni non semplici, ma io so che voi pregherete per me. Dio ci benedica.